e sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, stasera ho il piacere di presentare qui, anche se tutti lo conosciamo, mio fratello l'arcivescovo di Siracusa, che ci onora nel celebrare solennemente la Santa Messa in onore della Madre di Dio. Iniziamo questo anno con questa nostra fede rivolta verso la Madonna, ma in modo particolare questo 2023, perché sarà l'anno della celebrazione del 70° della lacrimazione della Madonna. Certamente questo sarà uno stimolo a chiamare tanti pellegrini verso il beneamato santuario di Siracusa. E stasera vogliamo ascoltare la parola che è stata spezzata dall'arcivescovo e ci metteremo in comunione nell'ascolto privilegiando i disegni di Dio che ha su di noi nel vivere questo nuovo anno, che sia di augurio per tutti, che sia di pace, soprattutto perché oggi è giornata della pace, e che possa garantire a tutti la serenità e la salute. Voglio anche ricordare prima della Santa Messa che pregheremo durante la Santa Messa per buttarci il Salvatore e l'Impoglia Maria. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Dio che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore, ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza tra tutte le genti. Fratelli, quando venne la bellezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo la redenzione al figlio. E che voi siete figli non proprio il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore. Signore, che stia a vivere diversi momenti delle attività pastorali, della preghiera come le solenni quarant'ore e altri momenti tipici della nostra comunità. E torno qui per darvi incontrarvi e incontrarvi nel Signore. La messa è l'incontro di Dio con gli uomini, e se noi ci incontriamo nel Signore, il nostro incontro è vero, reale, pieno. Sono qui per pregare con voi, per voi e anche per le intenzioni che porto nella mente, nel cuore, che mi sono state affidate da tante persone in questi giorni della mia diocesi anche di qui. E insieme accogliamo in questo primo giorno dell'anno civile, nell'ottava di Natale, nella solennità della Madre di Dio, accogliamo insieme la parola che la liturgia di oggi ci offre. Celebriamo il mistero della Vergine Madre. È uno di incarnazione che stiamo meditando in questo tempo, è uno dei principali misteri della fede, perché ci fa contemplare come la rivelazione di Dio giunge a compimento, anzi il Verbo si fa carne e abita in mezzo a noi. E noi siamo chiamati ad accogliere sempre più la presenza di Dio nella nostra vita. Oggi non voglio farvi lunghi discorsi, né tanto difficili, ma voglio semplicemente comunicarvi un pensiero di meditazione che per me è fondamentale, denota il nostro essere cristiani. Ciascuno di noi, come la Vergine Maria, chiaramente in maniera analoga, perché Maria è diventata la madre di Gesù, ma ciascuno di noi, come lei, in maniera analoga, è chiamato, si tratta semplicemente di ascoltare la parola di Dio. Questo avviene anche per noi, ma soprattutto è tipico e fondamentale per tutta l'economia dell'Antico Testamento, in cui Dio parla e l'uomo ascolta. L'uomo parla, cioè prega, e Dio ascolta. Però la parola rimane esterna alla vita dell'uomo. Adesso la parola si fa carne, viene ad abitare in mezzo a noi, come abbiamo detto tante volte in questo tempo di avvento, di Emanuele, il Dio con noi, il Verbo incarnato, dunque entra nella nostra vita. Noi dobbiamo sempre più farlo entrare dentro di noi. Allora vedete, non si tratta semplicemente di ascoltare, si tratta di fare diventare carne, vita. È importante questa differenza, perché per noi non si tratta allora soltanto di ascoltare, ma di fare nostra, di diventare noi la parola, di diventare noi come Gesù. Forse può aiutarci la parabola dell'uomo stolto, dell'uomo saggio. Ricordate quello che dice Gesù: chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è simile all'uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Venne la pioggia, c'erano i paraventi, i fiumi, i venti, le tempeste, la casa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chi invece ascolta e mette in pratica è simile all'uomo stolto, che ascolta la parola di Dio, ma non la mette in pratica e ha costruito la casa sulla sabbia. Arrivano le tempeste, la casa va in rovina. Attenzione, ascoltano tutte e due, vero? Ma un altro, quello l'uomo saggio, mette in pratica. Noi siamo chiamati a compiere questo secondo passo, non solo ascoltare, ma mettere in pratica, diventare la parola. Perché? Perché, vedete, se ascoltiamo soltanto e la parola di Dio rimane esterna a noi, il Vangelo, la parola, resta solo una norma, un comandamento da osservare e rimane un'idea al di fuori di noi, esterna alla nostra vita. Invece no, deve diventare carne dentro di noi. Noi dobbiamo diventare quella parola del Vangelo, perché dobbiamo diventare Dio, essere una sola cosa con Gesù. E con Gesù, ecco la seconda parte dell'Eucaristia, offrirci in sacrificio di soave odore al Padre. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta a te gradita, diciamo così nella terza preghiera eucaristica, di noi che siamo divenuti la parola, che siamo diventati una cosa solo con Gesù, ci offriamo al Padre e diventiamo lode al Padre. La nostra lode non è quando diciamo belle parole al Signore, la nostra lode è quando viviamo bene la nostra vita, per divenire un'offerta, un'oblazione pura al Padre nella comunione con i Santi. Questa parola accompagna il cammino della vita personale di ciascuno e della comunità. Siamo all'inizio di un nuovo anno. Cosa sarà di quest'anno? Tanto ce lo chiedo. Quale sarà anche l'avvenire del mondo, l'avvenire della Chiesa dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, in questo anno che è appena trascorso? Guerre, violenze, pandemie e tanti altri momenti forti, drammatici, negativi. Sappiamo che è Dio che ci conduce, non sappiamo dove ci conduce anche a livello personale, cosa verrà di noi, dove ci conduce il Signore, non lo sappiamo. Sappiamo però che è Lui che ci conduce e bisogna confidare in Lui, che è la parola che illumina la nostra vita, anche come Chiesa. Ecco, non è che la si può studiare a tavolino e decidere quale deve essere la forma o l'assetto che la comunità ecclesiale deve assumere in questo tempo, in questo particolare momento. Si tratta per noi di andare sempre incontro al Signore, che anche tramite le urgenze della vita e della storia ci fa sperimentare quello che noi siamo chiamati ad essere. L'avvenire dunque dipende sempre da Dio, è il senso dell'avvento che abbiamo vissuto, di preparazione all'incontro con il Signore. E allora noi non dobbiamo fare niente, no, dobbiamo impegnarci di più, preparare il nostro cuore, preparare la via di Dio,
finché possiamo corrispondere non solo a Lui, ma ai segni dei tempi. In una parola, si tratta sempre più di scoprire la centralità della parola di Dio e della presenza di Gesù risorto nella nostra vita. Questo voglio comunicarvi questa sera. Tutto il resto dipende dal fatto se sappiamo ancorare, portare la nostra vita, le nostre iniziative, i nostri progetti al Vangelo, se vogliamo che durino a lungo, devono trovare il fondamento sulla parola di Dio, altrimenti passano presto tutto quello che noi vogliamo costruire e realizzare, se non è fondato su colui che è lo stesso ieri, oggi e sempre, prima o poi finisce, passa. E allora, una cosa molto semplice, vi dicevo, vi chiedo di vivere il mistero della parola, con la nostra semplice testimonianza di vita, cominciando, vedete, dalle cose più semplici, dalla vera riforma, il vero rinnovamento, dipende prima di tutto dall'atteggiamento che noi assumiamo nei confronti degli altri. Sarà uno sguardo, un sorriso, un'attenzione, una parola, un atteggiamento di cortesia. Bisogna partire dalle cose più semplici, più umili, che ci costano poco, ma che è più difficile compiere. Partiamo da questo, per poter sentirci liberi nel Signore e costruire sul fondamento del Vangelo la vera comunione nelle nostre case, nella nostra famiglia, nella Chiesa, ed essere segni credibili di pace, di amore per il mondo. Questa è la testimonianza che il mondo si attende da noi. Buon cammino, buon anno e grazie di tutto. Benedici Padre, benedici i tuoi figli. Padre, benedici i tuoi figli. Nella verginità feconda di Maria hai donato al mondo il Cristo tuo Figlio. Fa della tua Chiesa il sacramento di unità per tutti i tuoi figli. Preghiamo. In Maria hai rivolto il tuo sguardo d'amore sull'intera umanità. Fa che si irradi nel mondo anche attraverso l'opera e le scelte di coloro che ci governano. Preghiamo. Hai fatto dell'umile tua serva la regina della pace. Sostieni quanti lavorano per promuovere il dialogo e la pace tra le nazioni. Preghiamo. Hai scelto Maria come madre del tuo figlio. Per sua intercessione, donaci di vivere autenticamente come tuoi figli. Preghiamo. Thank you.
grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata sempre Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, il Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi tutti un gesto di comunione fraterna.
celebrazione solenne vogliamo ringraziare il Padre Francesco che è venuto qui in mezzo a noi a celebrare, a spezzare il pane della parola, a offrirci l'Eucaristia e augurarci questo nuovo anno, il nuovo anno che insieme vogliamo augurare a tutti, che sia un anno di serenità, di pace, di salute. Lo ringraziamo per quanto ci ha detto, soprattutto perché il tempo che adesso ci viene incontro non serva solo per essere misurato, ma vissuto nello zero verso la santità. La ricerca di Dio e l'immedesimarci a Dio sia trasmesso mediante la parola, l'esempio della vita, la gioia di sentirci cristiani. E in fondo questo, il desiderio della Chiesa, di Papa Francesco, di vivere in questo cammino sinodale verso gli anni futuri, dare credibilità alla nostra Chiesa, speranza alla nostra vita, risposta e ragione a quello che è la nostra esistenza. Con questo spirito di fede, nell'amore che ci distingue, nel rispetto, voglio a tutti augurare un buon anno, che sia felice, felice nella dignità proprio dei figli di Dio, quella felicità che sia la letizia di accogliere la volontà di Dio, che si impernia su due elementi importanti: compiere la volontà di Dio comune nel dovere e quella di beneplacito che serva a garantire la speranza, ma a metterci nel sentiero di Dio che ci chiama, ci ama e ci consola. Auguri a tutti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.
abbiamo celebrato nella fede. E ancora auguri a tutti di pace, di bene e di gioia del Signore. Buon anno a tutti voi, alla vostra famiglia e a tutti i vostri cari. Amen.